Sono le ore 9 e tutto va bene, come dicevano una volta. Allora, dicevamo prima di essere interrotti dalle campane. Allora, qui alle mie spalle c'è questo qui, il paese di Malonno, dove abbiamo dormito questa notte, dove siamo arrivati ieri. Il nostro arrivo è da questa direzione qua, qui in mezzo alla valle, direzione questa è sud. Siamo arrivati infatti ieri da Malegno. No, dove siamo arrivati ieri? Da Ono San Pietro. Madonna, mi sto imbarattando con i paesi. Direzione di oggi, ovviamente opposta, verso nord, direzione Edolo. E qui siamo venuti a fare la visita che avevamo detto volevamo fare ieri alla chiesa di San Faustino e Giovita. Guardate che roba, bellissima, spettacolare. Visita veloce alla chiesa San Faustino e Giovita l'abbiamo fatta. La chiesa è bellissima ed anche gigante dentro. Ovviamente il panorama che si può vedere è eccezionale. Adesso ci portiamo verso il centro del paese, dove dovremo andare a raccogliere il timbro della giornata per completare la nostra cartellina di viaggio. E poi finalmente inizierà la tappa. Ci vediamo fra 5 minuti con l'intro di inizio tappa. Ciao! Timbrino fatto, Barnerice. Via, cominciamo a impostare la navigazione, tanto ci perdiamo lo stesso. Malonno, questa qua. Malonno, direzione Edolo. Partiti! Minuti si abbandona il centro abitato e si comincia la camminata immersi nella natura con questo bellissimo sentiero molto semplice. La tappa di oggi, come dicevo prima, ci porterà a Edolo. Sono 8 km, 9 km, non di più, ed è una tappa abbastanza semplice perché possiamo anche un po' riposarci dai 20 km quasi di ieri. Bellissimo quest'angolo del paese. Questa qui sotto è la ferrovia che porta su a Edolo, che adesso non è in funzione e passa proprio attaccata alle case. Siamo sulla retta via. Siamo entrati in questo bosco meraviglioso, c'è un silenzio allucinante, si sente solo la cerniera dello zaino di Damiano, bellissimo. Barretta, abbiamo fatto 4 km
e 490 metri e abbiamo raggiunto quasi il 50% della tappa di oggi. Ci fermiamo un attimo qui all'interno del boschetto e poi proseguiamo in questa direzione. Beh dai, un bel panoramino anche questo qua, anche se ci sono i camion parcheggiati da sotto. Si vedono? Sì, questi qua. Dov'è? Ah, non la trovo! Qua! Yuhu. E sul cammino si incontrano anche tante situazioni come questa, di case super abbandonate, però questa è abbastanza, è molto bella, perché qui tra le due case c'è comunque un bel canaletto. Boh, non lo so, non si capisce. Ovviamente qua è tutto crollato, il sentiero è questo qua. Altro bel ponticello. Tac. E adesso transitiamo ancora sull'olio. Ed eccoci arrivati alla mitica rotonda che ti dà il benvenuto a Edolo. Benvenuti a Edolo. Purtroppo c'è della pubblicità davanti, non si riesce a vedere molto bene. Lasciamo riposare gli animali e continuiamo per la nostra destinazione, che ormai è molto vicina. Siamo ormai, vediamo dove si fa a concludere. Mi indicava 2 metri. Vediamo se arriviamo. 7 metri, dai, vai giù, dai che sono stanco, non ce la faccio più, dai, vai giù, 4, 3, oh, percorso completato, sono veramente distrutto. Arrivo qui di fianco a questa chiesetta. Vediamo i dati ufficiali. 3 ore e 12 minuti. Ho
oggi rompiamo la tradizione. Una tappa importante d'arrivo con quella di Edolo non può essere sufficiente una birra, ma bensì qualcosa in più. Quindi oggi niente sali minerali, ma recuperiamo solo zuccheri. HG, Ado. Tac. Un po' di panna. Se vuoi brindisi con la torta. Sì. Tac. No, non è buona. Di più. Eccoci qua, anche oggi è andata. Un bel brindisi a suol di zuccheri l'abbiamo fatto, a Edolo ci siamo arrivati. Tappa importante perché nelle prossime tappe inizieranno veramente a essere tappa importante. Primo braccio da Edolo andremo verso il passo della Prica fino a Tirano, secondo braccio ponte di legno fino al passo del Tonale, per cui ci sarà veramente da lustrarsi gli occhi con dei panorami eccellenti. Dalla Val Camonica è tutto, vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao!